Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Un caro saluto a tutti da Fabio Moresco e benvenuti ad un'altra puntata di Buon Compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il santo del giorno 7 ottobre. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di Santa Maria del Rosario, alla quale è dedicata la chiesa dei Gesuati alle Zattere e quella demolita sull'isola della Madonna del Monte di Santa Giustina Martire, alla quale era dedicata una chiesa, oggi sconsacrata a Castello, e dei santi Sergio e Bacco, le cui reliquie si trovano a San Piero de Castello. Santa Giustina è la patrona delle arti dei mercanti da legname e cartieri da carta bianca. È festa di palazzo per ricordare la vittoria di Lepanto del 1571, andata del doge alla chiesa di Santa Giustina e banchetto a palazzo. Oggi avvenne, 7 ottobre 1571, si combatte la battaglia di Lepanto vicino alle isole Curzolari, grande vittoria cristiana nel corso della guerra di Cipro tra le flotte musulmane dell'impero ottomano e quelle cristiane della Lega Santa. Oggi con noi è stato direttore della Biblioteca Nazionale Marciana dal 1989 al 2007, è socio dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, si è occupato di storia del libro e delle biblioteche, nonché di storia veneta, in particolare dei secoli XV e XVIII. Tra i suoi lavori più recenti, la pubblicazione delle inedite Memorie degli ultimi 50 anni della Repubblica di Venezia di Anton Maria Lamberti, 1757-1832, Venezia, Istituto Veneto, 2019, e un saggio sulla figura del doge nel libro di Toto Bergamo Rossi dedicato a I monumenti dei dogi, Venezia, Marsilio 2020. Per la rubrica Oggi con noi ritorna il nostro gradito ospite Marino Zorzi. Ciao Marino e bentornato a Buon Compleanno Venezia. Oggi siamo veramente curiosissimi di ascoltarti in questa importantissima data dove vogliamo ricordare la vittoria della Lega Santa contro l'Impero Ottomano nella battaglia di Lepanto. Passiamo quindi la parola al nostro ospite, Marino Zorzi. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora oggi parliamo di questa grande giornata, di quella di Lepanto. Il 7 ottobre 1571 si affrontarono nelle acque delle isole Curzolari, le antiche Chinedi, non lontane da Lepanto, due grandi flotte, quella cristiana e quella turca. La prima era composta da 230 galee, di cui 12 del Papa, 89 del Re di Spagna, che però erano quasi tutte italiane, genovesi, soprattutto anche napoletane e siciliane. 109, quindi la più grossa formazione, era quella della Repubblica di Venezia. Il comando supremo era di Don Giovanni d'Austria, figlio naturale di Carlo V, il grande imperatore. L'armata veneta era comandata da Sebastiano Venier, quella papale e quella di Spagna, da Marcantonio Colonna, però il vero padrone di questa flotta era Gianandrea Doria. La flotta ottomana contava 275 galee. La superiorità numerica era dei turchi, ma il loro armamento, soprattutto l'artiglieria, era inferiore. Vi era poi un fatto decisivo. Davanti alle galee cristiane si trovavano sei galeazze veneziane. Queste imbarcazioni erano grosse, pesanti ed erano stracariche di armi potentissime, che però non si vedevano bene, erano un po' occultate, cannoni, soprattutto archibugi. La sera prima un corsaro turco, Caracozza, si era avvicinato non visto alla flotta cristiana per raccogliere informazioni,
aveva visto e contato, anche se non esattamente, le galee, ma non aveva dato importanza alle galeazze che aveva scambiato per navi da trasporto. Aveva così incoraggiato i turchi al combattimento. Invano si era opposto disperatamente Uluç Ali, bey di Algeri, che aveva capito la superiorità tecnica cristiana. Uluç era un abilissimo corsaro nato in Calabria, si chiamava Giovanni Galeni, noi lo chiamavamo Ocalì. E così fu che il parere del Capitan Pascià, il capitano generale turco, che si chiamava Ali Muezzinzade, cioè figlio del Muezzin, fu decisivo, volle obbedire al sultano e combattere. La flotta ottomana attaccò per prima, le galee turche avanzarono a remi con vento contrario e quando giunsero vicino all'armata cristiana si trovarono sotto il fuoco delle galeazze che sparsero morte e distruzione scompaginandone l'ordine. Giunsero infine faticosamente a contatto con l'armata cristiana. L'ala, o corno come si diceva, sinistro, al comando di Agostino Barbarigo fu investita dall'opposto corno turco al comando di Ahmed Şoluk, che noi chiamavamo Scirocco, Maometto Scirocco, che era il bey di Alessandria d'Egitto. Lo scopo dei turchi era l'aggiramento delle galee cristiane, ma queste formarono una barriera formidabile, sicché i turchi non rimase che accostarsi a terra, molti morirono o si gettarono in mare. Le galee al centro ingaggiarono un durissimo combattimento, ravvicinato qualche volta proprio corpo a corpo. I turchi rimasero soccombenti, il Capitan Pascià rimase ucciso, il capo dei soldati imbarcati per Tev Pascià si mise in salvo su una barchetta. Diversamente andarono le cose nel corno destro, comandato da Gianandrea Doria, che si trovava di fronte a Uluç Ali. Doria, manovrando, si allontanò, evitando lo scontro, e andò così lontano che si aperse un'ampia falla nello schieramento cristiano. Uluç Ali, abilissimo, si gettò in quel vuoto con le sue 40 galee, pensando di attaccare da dietro il centro cristiano. Si imbatté in una decina di galee che si erano distaccate dalla squadra del Doria e le travolse. Distrusse alcune galee del centro, rimaste indietro, vide poi che la situazione del suo centro e della destra sua erano disperate e decise di fuggire, di mettersi in salvo e di riparare a Lepanto. Nella fuga però non perse l'occasione di attaccare alle spalle alcune galee del corno sinistro veneziano. Agostino Barbarigo, il provveditore generale, coraggioso, bravissimo, che era su una di queste, gli si oppose, ma una freccia lo colpì nell'occhio. Morì poco dopo. Uluç Ali riparò a Lepanto, unico turco vincitore, trascinando la galea corfiota di Pietro Bua. Ne aveva prese delle altre, ma preferì abbandonarle per non appesantire la sua corsa. Questa ricostruzione dei fatti è dovuta in parte a Bernardo Sagredo, contemporaneo agli eventi, di cui sto pubblicando le memorie, sinora inedite, trascritte nel manoscritto originale dalla compianta collega Viola Venturini, il manoscritto del Correr. Il trionfo cristiano fu grandioso. La flotta turca era distrutta, salvo la squadra di Uluç Ali, i turchi morti e prigionieri 30.000. Ma anche i cristiani subirono perdite pesanti, circa 7.800 morti, di cui 2.000 nell'armata spagnola, 800 in quella papale, il resto nell'armata veneziana. Non è dubbio che Lepanto fu una vittoria soprattutto veneziana. Veneziane erano le 6 galeazze che ridussero in partenza la flotta turca, veneziane 109 galee su 210, veneziane la volontà di combattere. Le perdite cristiane sarebbero state assai minori se Gianandrea Doria avesse combattuto e ci si domanda perché lo fece. Per una risposta bisogna riandare al primo anno di guerra, il 1570. Il sultano Selim aveva chiesto che gli venisse dato il regno di Cipro. Venezia aveva risposto con un freddo rifiuto. L'arsenale lavorò febbrilmente a costruire galee, navi, galeazze. Al principio dell'anno erano 39, nel maggio più di 100. Fu eletto capitano generale l'anziano Patrizio Girolamo Zane,
ma gli venne posto accanto con pari autorità il comandante delle truppe imbarcate, un generale di terra non veneziano, Sforza Pallavicino, di grande famiglia lombardo-ligure-emiliana, aveva feudi dappertutto in quella zona. Fatale errore fu quello del governo. Sforza, per ragioni non chiare, non voleva soccorrere Cipro e il suo ostruzionismo paralizzò la campagna. Bernardo Sagredo, che aveva grande esperienza di guerra navale terrestre, cercò in ogni modo di spingere Zane all'azione, ma non riuscì, perché il Pallavicino si era assicurato degli alleati nel consiglio di guerra e Zane era sempre in minoranza e non osava disattendere i limiti imposti dal governo. Intanto i turchi sbarcavano a Cipro. Il Papa mandò 12 galee a sostenere i veneziani, al comando di Marcantonio Colonna, il re di Spagna, Filippo II, mandò di malavoglia, ubbidendo alle insistenze del Papa, una flotta di 49 galee, di cui affidò il comando al Colonna, ma erano quasi tutte navi genovesi e ubbidivano in realtà a Gian Andrea Doria. Per di più, e questo è gravissimo, il re diede istruzioni segrete al Doria raccomandandogli di evitare danni per le sue galee. Come si potesse combattere contro i turchi evitando danni alle galee non è chiaro. Sforza trovò così un alleato della sua volontà di non combattere e la flotta tardò a partire verso Cipro fino alla fine di agosto. Era vicino a Rodi quando giunse la notizia che Nicosia, la capitale del regno di Cipro, era caduta l'8 settembre con strage degli abitanti. Il Doria decise per conto suo di tornare a casa, nonostante le proteste di Colonna, che formalmente era il comandante, ma lui se ne andò. Un nuovo consiglio di guerra, dinanzi alla situazione creatasi a Cipro, votò a maggioranza per il ritorno dell'intera armata a Candia e di lì a Corfù e poi a Venezia. L'indignazione dell'opinione pubblica a Venezia fu grande. Zane, ritenuto il maggior responsabile, fu arrestato. Una commissione decise l'arresto di altri comandanti per istigazione del Pallavicino, che non fu toccato, anche se era il maggior responsabile. Fra gli arrestati Bernardo Sagredo, su accuse false di uomini subornati dal Pallavicino. Poi quasi tutti furono assolti dalla Quarantia Criminale, Tribunale Supremo. Il Sagredo con l'unanimità dei voti. Il povero Zane morì invece in carcere durante il processo. Cioè era un debole, ma non era il vero colpevole. Intanto si negoziava a Roma e Madrid per una coalizione antiturca che precisasse obblighi e diritti degli alleati, mentre l'aiuto del 1570 era stato dato senza che vi fosse alla base un vero accordo ufficiale. Si perse altro tempo, finalmente il 25 maggio le clausole della Santa Lega furono firmate e l'armata doveva riunirsi a Messina, si pensava che si riunisse subito sotto il comando di Don Giovanni d'Austria e che poi partisse per il Levante, ma nulla avveniva. Il nuovo capitano generale, Sebastiano Venier, si recò con la flotta a Messina, dove giunse anche il Colonna con le galee papali, ma quelle spagnole tardavano. E l'armata poi, quando arrivarono, anche se pronta, non si mosse. Il perché non si sapeva, ma si intuiva. Mancava l'ordine di partire, che doveva venire dal re, chiuso nella reggia, non lontana, inaccessibile, di Madrid. Il re esitava, aveva altri nemici a cui pensare, la Francia, i moriscos, i ribelli, non aveva voglia di impegnarsi, ma finalmente a fine agosto giunse l'autorizzazione a salpare. La flotta si avviò verso Corfù, ma intanto cadeva l'eroica Famagosta, l'ultima città rimasta a Venezia del regno di Cipro, e si ebbe quel supplizio atroce che tutti sanno di Marcantonio Bragadin, la morte dei comandanti veneziani voluta da Mustafa Pasha, il comandante turco, in spregio agli accordi. L'avanzata si svolse lentamente. Don Giovanni avrebbe voluto agire, sembra, ma il re aveva raccomandato prudenza, i ministri spagnoli e i consiglieri altrettanto. Venier, collerico, un caratteraccio, ma aveva ragione, insisteva rabbiosamente, invano. Secondo il Sagredo,
furono il provveditore generale Agostino Barbarigo, abile, intelligente, un diplomatico, che assisteva Venier, e Colonna, generale del Papa, a persuadere Don Giovanni ad avanzare fino alla Grecia, ma senza proprio impegnarsi, bastava che mostrasse al turco la potenza cristiana. Ma la flotta turca prese l'iniziativa, uscì da Lepanto in assetto di guerra e lo scorso l'aria, come abbiamo detto, lo scontro divenne inevitabile, abbiamo detto l'esito. Venezia fu la prima a sapere della vittoria. 10 giorni dopo lo scontro giungeva a Venezia il sopracomito a un fra Giustinian. Facendosi strada attraverso la folla entusiasta, entrava nella sala del collegio dove si era riunita la signoria col doge Alvisimo Cenigo e, come scrive un contemporaneo, fatto subito da tutti silenzio, con voce alta et militar disse: apporto, serenissimo principe, nobilissima et mirabilissima vittoria. L'armata turchesca tutta dalla nostra vinta e disfatta, sia contento et gloria vostra. Si cantò il Te Deum, per 3 giorni si fecero feste, un dotto rasario pronunciò un discorso a San Marco, altri se ne dissero in altre chiese. Si decretò che ogni 7 ottobre il doge andasse con la signoria a rendere grazie a Santa Giustinia, venerata in quel giorno, ma il giubilo subentrò presto il disinganno. La signoria stessa pensava che si dovesse seguitare la vittoria, come si diceva, con nuove imprese in Morea, nell'arcipelago, magari a Costantinopoli, ma gli uomini erano stanchi, molti feriti, molte galee danneggiate, e partire subito non si poteva. E soprattutto mancava la volontà degli spagnoli di continuare una guerra in cui si erano immessi senza alcun entusiasmo e dalla quale non si attendevano alcun beneficio, mentre chi avrebbe approfittato di eventuali conquiste sarebbe stata la Repubblica di Venezia, che era l'unica potenza italiana rimasta libera dal predominio della Spagna, che naturalmente la guardava con assai poca simpatia. Il governo veneziano contava invece sempre sulla Lega e del resto ad operare da solo. Quando nel dicembre Sebastiano Venier si dichiarò pronto ad una spedizione in Levante, gli fu detto di aspettare l'arrivo degli alleati, previsto per la primavera. Si ripartì, quanto era accaduto l'anno prima, le forze spagnole si prepararono lentamente, nell'agosto erano ancora fermi a Messina, quelle papali, al comando di Marco Antonio Colonna, invece fremevano, e lui ottenne di partire con 21 galee spagnole. Giunse in Levante, insieme a 22 galee veneziane, e si congiunse col grosso della flotta veneziana di 106 galee a Corfù. Con queste si tentò per 2 volte uno scontro con Ulucalì, che era al comando di una nuova armata turca rinata, ma non ancora ben pronta. Il 7 e 10 agosto si ebbero gli scontri, ma e a cui Ulucalì con abilissime manovre fece come finta di accettare, ma poi si sottrasse. Poi giunse Don Giovanni, che era rimasto indietro, tentò facchiamente di prendere Modone e Navarino, ma con poca volontà. Alla fine Don Giovanni disse che non aveva pan e che voleva tornare. Invano lo si supplicò di restare, ma adesso non ho pan, parto. E partì e tornò a Messina, con costernazione dei veneziani. A questo punto credere nella Lega era impossibile. Nel 1573 fu attaccato e distrutto un forte turco nel golfo di Cattaro, che si chiamava di Verpagno. Poi l'armata stette ferma a Corfù e intanto la diplomazia faceva il suo lavoro. Il 7 marzo 1573 si concluse la pace, tornando alla situazione anteriore alla guerra, solo che mancava a Venezia il regno di Cipro, che rimase al sultano, una perdita enorme. Spagna, impero, papa si lamentarono, ma era chiaro che Venezia non aveva scelta. Come disse il gran vesir Mehmed Sokolli al bailo Marco Antonio Barbaro: togliendovi Cipro, noi abbiamo tagliato un braccio. Battendo la nostra flotta, voi ci avete raso la barba. Un braccio non ricresce, ma la barba, dopo rasata, ricresce più forte di prima. Di Lepanto che cosa rimase? Il ricordo di una grande vittoria. Ecco, direi che abbiamo detto parecchio. Non tutto, ma abbiamo parlato di quel grande giorno e delle malinconiche conseguenze.
E noi di questa esposizione di Marino Zorzi siamo molto grati, ma come nostra tradizione ora chiediamo al nostro ospite di suggerirci una lettura per approfondire l'argomento trattato oggi. Beh, io direi che l'opera disponibile oggi è ancora la migliore, è quella di Alessandro Barbero, Lepanto, la battaglia di tre imperi, Bari, la terza, 2010. Poi raccomanderei anche, quando uscirà, che spero presto, Bernardo Sagredo, Lepanto, prima e dopo la battaglia, a cura di Viola Venturini e mia, di Marino Zorzi, Venezia, la Musa Thalia, che dovrebbe uscire entro ottobre, ma chi lo sa, speriamo. Grazie. Allora, il nostro grazie va a te, Marino Zorzi, per aver condiviso con noi a buon compleanno Venezia queste tue interessanti ricerche e sviluppi. Aspettiamo la stampa del tuo libro e naturalmente ti rinnoviamo l'invito per ritornare nostro ospite al nostro podcast di Buon Compleanno Venezia. Grazie mille, Marino, e buona giornata. Grazie a te Fabio, ciao. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione, lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno. Iteri veci dura de più. Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città.